Oggi è il primo dei quattro appuntamenti che qui alla Camera di Commercio il sistema camerale Infocamere svolge in favore agli imprenditori per spiegare quali sono le nuove offerte digitali, quindi diciamo un appuntamento importante per l'aggiornamento dell'imprenditore. Sì, siamo qua in quattro date a spiegare quelli che sono i servizi digitali che il sistema camerale mette a disposizione delle imprese italiane. E in particolare affronteremo quelli che sono i nostri temi più importanti, a cominciare dall'identità digitale, che è la prima pietra rispetto a quello che è il processo di digitalizzazione che vede le imprese protagoniste in questo percorso verso l'impresa 4.0, e poi altri temi che verranno appunto svelati nell'arco dell'evento e degli eventi. Ecco, secondo lei qual è la preparazione che l'imprenditore ormai dopo diversi anni ha acquisito nel settore? Ma le imprese sono già preparate in realtà ad affrontare la digitalizzazione, anche perché il sistema camerale cerca di creare delle strutture che agevolino le imprese e non gli creino dei prodotti che appesantiscano invece il lavoro dell'imprenditore, sfruttando quello che oggi è la tecnologia che tutti quanti usiamo, che tutti quanti abbiamo in tasca, che è lo smartphone, quindi creando delle possibilità concepite mobile first, quindi utilizzabili dal telefono, che è lo strumento appunto di uso quotidiano di ognuno di noi. Oggi è il primo dei quattro appuntamenti, gli altri su cosa si baseranno? Gli appuntamenti sono tutti quanti uguali, vengono semplicemente dilazionati in più date per dare la possibilità a più imprenditori di ricevere le stesse informazioni. Ecco, abbiamo in mano questo pennino digitale che diciamo permette agli imprenditori di collegarsi con il proprio cassetto fiscale, col cassetto fiscale INPS, di emettere le fatture elettroniche. Sì, abbiamo in mano il nuovo token USB che contiene i certificati di firma digitale CNS, ma che non è solo USB ma ha anche il Bluetooth, e quindi può essere collegato wireless anche con smartphone e tablet, e quindi dà la possibilità all'imprenditore, al professionista, al cittadino che ne è in possesso di firmare digitalmente un documento o entrare dentro un portale delle pubbliche amministrazioni avendo in tasca questo dispositivo anche dal cellulare e dal tablet. Quindi diciamo che la Camera di Commercio offre gratuitamente agli imprenditori dei servizi che attualmente altri si fanno pagare, come l'emissione delle fatture elettroniche ad esempio. Assolutamente, il servizio che offre la Camera di Commercio agli imprenditori, che è tagliato soprattutto per le piccole e medie imprese, la Camera di Commercio lo paga per offrirlo, per offrire questo servizio alle imprese che hanno problemi economici o anche chi lo vuole utilizzare perché è molto facile da utilizzare e segue tutto il ciclo di vita della fattura, per aiutare le imprese in questo periodo della nostra storia, che è la quarta rivoluzione industriale, a crescere, e anche perché qualche volta a sopravvivere nell'era del digitale. C'è anche un servizio di assistenza diciamo, che fornisce informazioni a chi magari non lo sa usare i primi giorni, no? Sì, assolutamente, c'è addirittura il servizio nuovo di assistenza che viene chiamato assistenza 2.0, che permette addirittura all'imprenditore o al cittadino che vuole utilizzare, all'impresa o al cittadino che vuole utilizzare i servizi, un po' per tutti i servizi, esiste questa assistenza, di prenotare addirittura la telefonata, non deve neanche fare la telefonata per chiedere assistenza, prenota il giorno e l'ora con il numero di telefono al quale vuole essere chiamato, e l'assistenza lo chiamerà sull'argomento che ha indicato.